Adesso sono qua con Angelo e Danadia, due splendide persone. Ti diranno come si sono trovati un attimino con il lavoro e anche la loro esperienza personale del perché sono passati alla biomassa e anche ai pannelli solari termici. Allora, la prima roba che chiedo a Angelo... L'installazione che oggi abbiamo fatto è a Castel Gomberto, un paesino della provincia di Vicenza, e la casa in questione, sono un po' salito in collina, è quella là. Ed è una casa di vecchia generazione, un po' come al solito per chi sceglie il metodo Biomass Evolution. È una casa che attualmente viene riscaldata con termosifoni in ghisa, anzi, come sentirai dalla testimonianza, fino adesso più che termosifoni in ghisa veniva scaldata da una stufa a pellet in cucina. È una strada un po' trafficata questa, però volevo farti vedere come i ragazzi sono riusciti ad installare i quattro pannelli solari termici, pannelli maggiorati sdraiati in falda. Poi siamo entrati nel sottotetto con i tubi per arrivare fino in sala termica, che adesso te la faccio vedere. Eccolo qua il nostro Eric, sempre bello. Dovevo fare il tronista di uomini e donne. Il prossimo lavoro che Eric farà sarà il tronista. Se vuoi mando il video alla Maria De Filippi. Prova, non si sa mai. Ecco qua. Questo è il paron. Ciao Angelo. Già l'operaio questo. Manovale. Guarda qua che bel manovale. Buongiorno. Federico oggi si fa fuori a un litro di graspa. Non capisco un tubo. Ah, in sto caso Angelo e la Nadia, anche bravi, hanno preparato da mangiare i nostri ragazzi tutti e due i giorni. Clienti favolosi. Ecco la cuoca. Clienti favolosi. Allora, intanto che Eric ridà l'acqua all'impianto, ti spiego solo due robe. Come al solito sono arrivato ormai al secondo giorno, quindi ad impianto quasi terminato. E qui non c'era niente prima, ovvero sia c'era una vecchia caldaia. Abbiamo tolto tutto e abbiamo messo quello che vedi nel video. Adesso facciamo un po' di pulizia, così te lo spiego bene. E voilà, l'installazione finita. Adesso mancano solo le ultime regolazioni all'impianto solare. Quindi caldaia pellet, caricatore da 250 kg. Spazio qua per fortuna ce n'era. Andando sul retro, la nostra stazione solare, anche l'impianto elettrico è stato ricostruito da zero, e la canna fumaria, al di là di un'ispezione esterna a muro, ha messo un'altra ispezione in modo che in maniera pratica il cliente possa pulirsela anche con l'andare del tempo. Insomma, lavoro perfetto. Eric, dai, due parole. Da ieri abbiamo iniziato, ce l'abbiamo finito. Abbiamo collegato la caldaia a pellet al serbatoio con valvola miscelatrice, la pompa di rilancio sopra, carico automatico, defangatore, c'è un po' tutto. È stato collegato l'impianto solare, è stata intubata in acciaio la canna fumaria. Abbiamo corso nel sottotetto e siamo usciti proprio vicino ai pannelli con i tubi, quindi anche esteticamente si presenta molto bene. Senti in sottofondo Angelo che è in gran buon tempone. Grazie a Eric perché come al solito fa dei lavori sempre fatti da professionista, e la famiglia, come hai visto, è veramente tanto contenta, non solo del fatto che la caldaia sta funzionando e da mezzogiorno questa è la temperatura, abbiamo il serbatoio che è già a 68 gradi e i termi sono già quasi bollenti, ma al di là di quello sono contenti della professionalità. Quindi mi raccomando, se ti stai addentrando nella biomassa, mi raccomando, fai sempre la scelta di avere gente come Eric o come Rudy, che ormai è diventato un boss perché non si vede più nei cantieri. Lì in banca con Tarischei. C'è il boss delle torte e il boss della biomassa. Ecco. Quindi lo specialista, mi raccomando. Ultimo accenno, anche qui la famiglia ha deciso di usufruire del conto energia termico, quindi tra qualche mese arriveranno. Finalmente arriveranno un po' di soldi. L'acqua è grandissima. L'acqua. L'unico inconveniente di tutta sta roba qua è che Angelo non avrà più la scusa di dire alla Nadia che la scalda perché le è freddo in casa. Ecco, questo mi dispiacerà molto. Come i ragazzi si sono comportati? Direi che i ragazzi sono già bravissimi. Gente così brava a lavorare non l'ho mai vista. Volevo quasi quasi aggregarmi a loro, diventare anch'io un bravo installatore di caldaia pellet. Veramente bravi. Mentre la Nadia, chiedo qual è stata la sua esperienza prima della biomassa, quindi prima di intervenire adesso con la caldaia pellet, e sentirai che cosa ti dice. Oggi contentissima, abbiamo l'acqua caldissima e i radiatori altrettanto. Mi dicevi Nadia che prima di passare a questa soluzione avevi il GPL. È una staffetta pellet. Prima di mettere la staffetta pellet col GPL quanto sei andata? Solo GPL, sì. Un mese,
un bombolone pieno. Dopodiché basta. Basta, spento a caldaia. Ecco. Adesso invece con il sistema Biomass Evolution hanno i pannelli solari che preriscaldano l'acqua, come già sai, e la caldaia pellet che integra il lavoro del riscaldamento. Anche qua hanno tutto impianto a termosifoni, quindi ghisa, e prima era impossibile, insomma, scaldare la casa mantenendo un costo anche per il riscaldamento adeguato, ecco. Quanto lei sta da casa aspettando? No, si stava al freddo. Si stava al freddo. Beh, prima i termini erano sempre freddi perché usavamo solo la stufetta a pellet in cucina, quindi scaldavamo solo lì. Adesso invece vedo che già la temperatura in casa è aumentata un bel po'. Perfetto. Grazie, cara famigliola. Niente. Grazie, ciao, bravissimi tutti. Grazie a voi. Anche Ugo, sempre bravo. Sì.